Ciao a tutti da JJR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi approcceremo a Studio One e alla situazione di gestione del live. Tanti utenti di Studio One, io per primo utilizzo appunto l'Adobe per accompagnarmi nei live, inviare sequenze musicali o click. Le sequenze della song possono anche essere stereo, quindi un bounce stereo non masterizzato da inviare al fonico di sala e su cui poi la band potrà suonare. Perché non masterizzato? Per dare un sound più live possibile al pubblico. Ebbene, che il fonico di sala gestisca la dinamica generale del tutto, quindi il mix, come se stessimo suonando tutto insieme. Non è un aspetto trascurabile, visto che gli ambienti e le sale suonano tutte diverse. Cerchiamo di evitare quindi l'effetto karaoke. Iniziamo ad importare i nostri stems all'interno della song che utilizzeremo per il live. In questo caso abbiamo scelto tre canzoni, importiamo la prima, trasciniamo tutte le tracce, Studio One le importa velocemente, come vediamo le dinamiche sono quelle del mix, quindi non del masterizzato. Andiamo nel nostro Inspector e assegniamo le nostre tracce, in questo caso la prima song che si chiama Déjà Vu, un tempo di metronomo relativo alla song, quindi stiamo parlando di 126 bpm. Come vediamo poi il time stretch viene adeguato. Avremo quindi i canali già suddivisi. Sarà il caso ora di dare un nome esatto ad ogni singolo canale. Togliamo i titoli e quindi avremo basso, cori, eccetera, eccetera. Farò questa cosa più velocemente per non perdere tempo nel video. Una volta terminato, importiamo salvando la song i nostri file audio e organizziamoli in base alle strutture, quindi voce come prima parte e cori. Non utilizzeremo magari queste tracce dal vivo, ma è bene comunque averle a disposizione qualora ci fosse un problema durante lo show. Nel caso in cui gli show siano piccoli, quindi non legati alla sincronizzazione con le luci o con le proiezioni, possiamo tranquillamente cambiare microfono, fermarci e stare più tranquilli. Ma nel caso in cui lo show non possa fermarsi, per esempio ci troviamo in televisione, è il caso di avere un backup della voce nel momento in cui potrebbe guastarsi il microfono, ci fossero dei problemi improvvisi. Stesso discorso anche per le tracce della band, quindi le chitarre, le tastiere o anche la batteria. Per cui la prima parte di voci, cori, basso, batteria e chitarre potremmo ad esempio chiuderli perché li suoniamo dal vivo, mentre tutto il resto possiamo assegnarlo in questo caso, per essere anche più rapidi nell'individuazione, a delle cartelle, come ad esempio gli effetti, i sintetizzatori, il pianoforte e gli altri effetti relativi all'arrangiamento. Quindi possiamo o mutare le tracce e quindi riaprirle nel momento in cui ci occorrono, o chiuderle direttamente nel play. Facciamo anche una cartella per la ritmica, una per le chitarre e una per le voci. Ora, una volta impostato il metronomo, possiamo creare i click che ci occorrono per il live. Per cui, come abbiamo già visto prima, andiamo nelle preferenze, ascoltiamo il primo click. Scegliamone uno più tranquillo, ad esempio quello tipico di Logic. Renderizziamolo nel loop, abbiamo detto, eccolo qua. Abbiamo un click quarti, poi creiamo un click con gli ottavi, potrebbe essere utile, che invieremo poi alle tracce esterne, vedremo dopo come farlo. Spostiamo i click nella parte superiore. Diamo ora, attraverso l'Arranger Track, il nome alla nostra canzone. Questo ci tornerà utile per vederle poi qui al lato. Per cui apriamo l'Arranger Track, clicchiamo all'interno e cambiamo il nome con il titolo del brano. Proseguiamo con la prossima song. Importiamo gli stems, in questo caso dell'Italia, un altro brano. Spostiamoceli poi all'interno delle tracce che abbiamo già creato, quindi la voce nel canale delle voci, eccetera, eccetera. Per prima cosa spostiamoci qui, qualche misura dopo. Normalmente lascio un po' di spazio e inseriamo la nuova tempo track, che in questo caso fa riferimento alla canzone che abbiamo appena introdotto e che è di 120 bpm, quindi vedremo subito come poi si adegueranno le nostre tracce. Anche in questo caso facciamo prima il rendering
del click. Creiamo quindi un loop, lo portiamo sopra sul click 4 quarti e poi facciamo anche in questo caso un click 4 ottavi. Perfetto. Ora spostiamo tutte le tracce nelle relative tracce, quindi per esempio il riverbero, il basso nei bassi, eccetera eccetera. Lo faccio più velocemente per non aspettare il tempo del video. Salviamo nuovamente, importiamo i file e abbiamo anche la seconda song già pronta. Ora sempre nell'arranger track scriviamo il titolo della nuova. Proseguiamo con la prossima song da importare. Cerchiamo sempre un approccio più vicino. Questa song va a 113 bpm, quindi abbassiamo anche il range del metronomo. Ricordiamoci di impostare il range della tempo, 113, perfetto. Facciamo come prima, quindi ovviamente la voce nella traccia voce, eccetera eccetera eccetera. Creiamo i nostri click come abbiamo visto, quindi per l'Italia facciamo sempre un'esportazione del click in 4 ottavi e poi in 4 quarti. Facciamolo già anche direttamente in 4 quarti e spostiamoceli nella nostra traccia di click in alto. Ora ci muoviamo sulla terza song, sempre con la selezione, e anche in questo caso riesportiamo il click 4 quarti, 4 ottavi. Come vedete è abbastanza semplice fare questo in Studio One. E portiamoci i nuovi click adesso sopra. In questo caso la nostra song si chiamerà Il Tempo. Come vediamo poi abbiamo a disposizione qui la possibilità di muoverci rapidamente sulle song, in maniera che possiamo anche cambiare la scaletta all'interno poi dello show spostandoci direttamente in questo modo. È necessario ora assegnare alle uscite separate della nostra scheda audio gli stems che abbiamo appena creato. Per fare questo accediamo al mixer e creiamo ora dei sottogruppi, quindi dei bus, in questo caso necessari soltanto come uscite separate. Per fare questo è abbastanza semplice, quindi selezioniamo le tracce interessanti, ad esempio le voci. Voce lo manderemo a un bus apposito, add bus to select channels, avremo il bus vox, il bus cori, come per le cartelle avremo un bus drums che le contiene tutte. Selezioniamo tutto e facciamo aggiungi bus per il canale selezionato. Stesso discorso per le chitarre, il pianoforte, gli effetti di ritmica, quindi quelli orchestrali o dei synth particolari che ho messo all'interno, le tastiere e i pad e gli effetti delle voci, che a volte non servono, quindi comunque li ho inclusi nelle song. Ora creiamo un bus per il click a 4 quarti ed uno per il click a 4 ottavi. Ora attraverso sempre Studio One, quindi ingrandiamo il mixer, alziamo i fader per poter vedere le uscite, abbiamo la possibilità di uscire direttamente dalle uscite della nostra scheda audio. Ad esempio la Quantum mi permette di avere 16 out, quindi ad esempio la voce su 1 e 2, 3 e 4, drums 5 e 6, chitarre 7 e 8, piano 9 e 10, effetti 11 e 12, tastiere sempre 11-12. Gli effetti al momento li mandiamo su 1 e 2 perché fanno parte della voce, anche se poi non li utilizzeremo, mentre il click 3 e 4 va su 13-14, oppure essendo potremmo trasformarlo in, essendo una traccia mono, possiamo direttamente dalla traccia del click andare a prendere l'uscita Quantum 13 e Quantum 14, quindi Quantum 13 spostandola a sinistra e il click Quantum 14 spostandola a destra. Abbiamo a disposizione ancora le uscite 15 e 16 che possiamo usare qualche altra cosa se fosse necessario, come ad esempio un click vocale per il cantante. Ora tutti i nostri stems stanno suonando sulle uscite separate della nostra scheda audio e possiamo dirigerle al fonico di sala, che poi gestirà insieme al fonico di palco la mandata in cuffia di ogni singolo strumento. L'ultima cosa che manca, la questione plugin la eviterei per quanto possibile, cercando di utilizzare la DAW solo come sequencer audio, come anche l'invio di clock MIDI attraverso cavi o peggio ancora attraverso il Bluetooth. Può funzionare, è vero, ma è un rischio. In alternativa utilizzerei un secondo computer dedicato agli strumenti virtuali per il tastierista, come se fosse una vera e propria tastiera, quindi un expander esterno, che possa ricevere il MIDI clock con un cavo corto dal sequencer principale, quindi da Studio One, verso l'altro computer. Diciamo che non mischierei le due cose, visto che proprio gli instruments potrebbero piantare la DAW principale e quindi tutto lo show. Tornando nella traccia arranger, come vi dicevo, possiamo scegliere la song da cui partire in ogni momento. Possiamo anche invertire l'ordine, sarà semplice
trascinare la song in un altro ordine. Ovviamente seguirà anche la tempo track, come vediamo, insieme alla parte dell'arranger. È un sistema molto semplice che utilizzo tantissimo per questo genere di cose. Per quanto riguarda la traccia SMPTE, da inviare ad un mixer luci o a una proiezione esterna, è necessario registrarlo su una nuova traccia audio di Studio One. Infatti ho tenuto da parte l'uscita 15 e 16 proprio per questo scopo. Studio One non genera una traccia SMPTE interna, ma non è un grosso problema, visto che attraverso il sito web che trovate qui in sovraimpressione possiamo gratuitamente generarne una ed importarla come traccia audio all'interno di Studio One. Il sito converte il segnale TLC o MIDI time code in SMPTE in formato 24 bit 48 kHz. Se possediamo delle sequenze a 96 kHz sarà necessario convertire il file all'interno della DAW direttamente. Una volta importata possiamo inviarla tramite l'uscita appunto 15 e 16 che è rimasta, in questo modo verso il datore luci che sincronizzerà le luci e le proiezioni sul nostro sequencer. In questo modo da direttori musicali possiamo controllare l'andamento dello spettacolo in maniera totale. Siamo pronti per il nostro concerto live. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove affronteremo gli argomenti in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce e affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul canale sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi la notifica dei nuovi video caricati. Ho aperto un account Patreon che mi permette di supportare la creazione di questi video tutorial gratuiti. Se il video quindi vi è piaciuto, come anche gli altri, e volete partecipare e sostenermi in questa impresa di divulgazione didattica gratuita, iscrivetevi al mio canale Patreon. Per il momento è tutto, ciao, a presto!